Per me è un grandissimo privilegio a poter raccontare tutto ciò attraverso la fotografia e poter raccontare quello che è stata, che è e che sarà la mia vita. E tutto questo avviene sì attraverso dei grandi momenti di presentazione del mio lavoro, ma di fatto sono dei grandi reportage che hanno insieme il legame che è rappresentato dalla mia vita stessa. Al Maschio Angioino, una sala dei baroni strapiena ha accolto Sebastião Salgado, lo straordinario fotografo brasiliano che ha esplorato e ritratto gli angoli più remoti del pianeta per raccontare la libertà, il dolore, lo sfruttamento dell'uomo. Sappiamo dalla sua vita, dalla sua biografia, che il maestro Salgado ha sentito il dolore del mondo. Lo ha sentito nel proprio animo, nel proprio corpo. Ha sentito il dolore del mondo. Noi siamo una città che vanta le sue origini greche. Sappiamo che non c'è logos senza pathos, che non c'è vera conoscenza senza sofferenza. Le vite invisibili degli oppressi, le migrazioni dei popoli sospinti dalle trasformazioni provocate dall'uomo. E poi la foresta pluviale dell'Amazzonia, con l'indifeso popolo degli Awa, minacciato dai taglialegna e dai contadini abusivi. Sono fra i temi a cui Salgado ha consacrato la sua profonda ricerca visuale. A lui il regista Wim Wenders ha dedicato il bellissimo film Il sale della terra. Un lavoratore del Ruanda è un uomo che lavora molto, veramente molto. Lavora molto dalle 6 del mattino, si sveglia all'alba e comincia a lavorare e finisce di lavorare solo quando fa buio, alle 6 della sera. Lavora probabilmente, anzi certamente, più di moltissimi altri suoi coetanei in Europa, in America, in Cina. Al PAN di Napoli fino al 28 gennaio sarà in mostra Genesi, l'imponente lavoro di Salgado con oltre 200 immagini che attraversano quelle regioni inesplorate dove la Terra oggi ha lo stesso aspetto di 5.000 anni fa.